Ah, sicuramente molto contenti sia per l'avventura, perché è stata un'avventura, sia per l'ospitalità che abbiamo ricevuto. Sfiniti da più di 20 ore di volo, ma felici per la grande avventura vissuta. Una felicità che illuminava questa mattina all'aeroporto di Malpensa gli occhi stanchi del primo gruppo di giovani milanesi rientrati da Rio de Janeiro, dove sono stati protagonisti con i loro coetanei di tutto il mondo e soprattutto con Papa Francesco di un evento di fede che ha stupito il mondo. E a me rimane la grande felicità che c'è stata, 3 milioni di persone comunque sono molte. È una sensazione fortissima perché ci si sente parte di una grande chiesa. E anche nei volti dei ragazzi si può vedere la stanchezza ma anche la felicità di aver incontrato qualcuno, come diceva il Papa, qualcuno di vivo, ecco, una persona viva che è il Signore Gesù. Sicuramente nell'incontro del Papa sono rimaste le sue parole, l'ultimo invito: andate senza paura per servire. La grande avventura non è terminata, quindi, anzi, a tutti è chiaro che incomincia ora. Resta tanto impegno da portare in Italia, nelle nostre comunità, e tanta semplicità. Con la semplicità si possono fare tante cose, anche nel nostro piccolo, nella quotidianità. La cosa che mi porto più dentro sono sicuramente le 3 parole che ci ha lasciato durante la messa: andate senza paura per servire, e sono queste un pochettino il testamento che portiamo a casa da queste giornate.